Bene ragazzi, sono BeWolfest e questa è la decima puntata di SteamWorld Dig 2. Mentre non stavo registrando, sono andato a caccia di caverne, le ho completate quasi tutte quante praticamente, queste due qui sono ancora inagibili, l'unica caverna che mi manca è questa iniziale, sono addirittura andato indietro qui sopra grazie al rampino e abbiamo la bellezza di 7 ingranaggi, bella gente, 7 ingranaggi e tanta roba naturalmente. Abbiamo anche un po' di oggettini da vendere, quindi ci siamo anche rimpolpati economicamente, guardate là. Tra l'altro c'è anche il 30% in più, bella, 133 monetine, grazie, apprezzo molto. Allora io direi, usiamo subito il banco da lavoro. Per quanto riguarda i potenziamenti ragazzi, possiamo permetterci un po' di cosine, sicuramente un po' di luce in più, grazie, e assolutamente il piccone di livello 5, che eravamo rimasti un pochino indietro per quanto riguarda la piccozza. Non possiamo permetterci altro qui. Andiamo agli ingranaggi e finalmente possiamo avere scava e raddoppia. Aggiunge la possibilità di ottenere due risorse da una singola mattonella. Direi che ci vuole tantissimo. Poi possiamo tornare subito al macchino senza perdere risorse. Anche questo non mi sembra male, eh? E direi che con 3 possiamo prendercelo. Abbiamo installato un sacco di cosine. Abbiamo sbloccato. Ottieni un primo in denaro quando sconfiggi i nemici con il piccone, che non è niente male. Aggiunge la possibilità di rilasciare un globo di luce extra dei nemici sconfitti. Anche questo non è niente male. Sicuramente i prossimi upgrade che ci prenderemo sono questi due. Poi abbiamo come new qua sotto. Eccolo qua. I nemici esplodono non appena muoiono. Questa mod è tremenda, raga. Qui sono tutte quelle mod che rendono più difficile il gioco. Porco Giuda, che difficoltà. Abbiamo venduto. Abbiamo potenziato il nostro personaggio. Direi che possiamo tornare qui al tempio, grazie, torniamo qui al tempio. Tra l'altro qui, se vi ricordate, c'era questo. Attenzione, via tu, mamma mia, mi ero scordato che c'erano anche i nemici, o meglio mi ero scordato che i nemici ritornano. Sali qui per favore, bravo, guardate se dobbiamo invitare i nemici a risalire. Vedete, questa qua è la mattonella che è diversa. E anche questa è diversa. Area segreta scoperta, ma non è che di così segreta, Perfetto. E ora, vediamo se ci siamo scordati qualcosa qui in superficie, ma non mi pare. Ma non mi pare proprio, raga. Qui c'è il teleport. Qui non possiamo neanche con il nostro nuovo mezzo. Occhio sempre ai nemici, Aia! Mazza, un cuore intero mi togli? Ma sarai pezzo di fango, Oh yeah! Ragazzi, è pieno di roba qua comunque, Scusi lei, vada via, grazie. Hop. Perfetto. Mi segue? Via. Qui sopra ci sono un po' di tesori. Che noi ovviamente vogliamo. Qui non vedo altro. Oh, lo possiamo girare con il rampino. Ma che figata. Ok, ma è bellissimo il rampino come strumento difensivo, Allora, occhio qua, perché possiamo fare così. Tu esci, ci prendiamo questo. Fantastico. Qui in alto ovviamente non ci siamo andati, ma qualcosina c'era. Raga, siamo già mezzi pieni comunque, Io vi faccio notare che siamo già mezzi pieni. Di sotto non ci andrei ancora. Abbattiamo questi ragazzotti. Scusi lei, sarei qua. Bravissimo. Non
Non è semplicissimo battere questi, eh? Però. Togliamoci dalle balle anche quello. Perfetto. Io qui farei così. Aia. Via da qua tu. Qui abbiamo fatto un errorino tattico che rimediamo subito. Va bene, va bene, va bene. Se questo qui mi segue non sarebbe male, eh. Sono qua, perfetto. Vabbè, raga, entriamo in quella grotta, vediamo che troviamo. La nostra dot comunque è fortissima. E poi sono curioso di vedere come funziona appunto la possibilità di tornarcene quando vogliamo. Abbiamo ancora un sacco di luce, quindi quella non la usiamo. Addirittura fuoco e fiamme. Mi sembra eccessivo gioco. Mi sembra davvero eccessivo. Considerando poi che abbiamo bisogno di trovare aree segrete. Via voi, via voi. Lei si è bloccato e lei va via. Questo non mi segue. Ah, li sforna. Li sforna. Probabilmente dobbiamo fare così allora. Ah, che erroraccio. Considerando che, vedete, li continua a sfornare, quasi sicuramente dobbiamo utilizzarli per rompere questa cosina qua. Va bene. Non sarà facile. Ma neanche troppo difficile, a dire il vero. Ok, ora saltino. Mannaggia noi. Ah, non è colpa nostra che non c'è. Non abbiamo una buona presa. Oh, ci sono riuscito, ci sono riuscito. Ma ciao! Ciao, ingranaggio che ci volevi proprio, ciao! Ok, penso proprio che la caverna sia completa, non vedo altri segreti, sinceramente. Li potremmo abbattere questi qui, scusate. Così recuperiamo qualcosina, no? E beh, direi che è un'ottima idea. Ecco un altro, grazie. Ora che abbiamo recuperato un altro cuore, possiamo andarcene. Credo che questa grotta sia completa. Vediamo subito. No, raga, c'è qualcos'altro. E che diavolo c'è allora? Controlliamo bene da questi pizzi. Non capisco cosa ci sia. Ci sarà sfuggita qualche mattonella. Perché ho usato l'acqua quando volevo usare questo? Ci deve essere sfuggito qualcosa qua. Non so cosa, ma qualcosa ci è sfuggito. Scusi, lei mi può seguire? Tutte e due, grazie. Sì, tutte e due vanno bene. Ah! Ok. E adesso? Cosa può essermi sfuggito? Qui c'è un teschio tipo. Non vedo cosa, raga. Non vedo davvero cosa. Se voi vedete cosa ditemelo perché io non vedo cosa. Qui sotto no. Bon, ci ritorneremo in futuro.
Non vedo cosa possiamo aver missato, sinceramente. Va bene così, per adesso va bene così. È un rinvio solo temporaneo. Ah, ci siamo completamente fugati, e questo è bene. Oh, si sono uccisi a vicenda. Me lo rilovo tantissimo, quei due idioti. Rilovo tantissimo. Qui non c'è altro. Rinviamo questi. Mamma mia. Qua siamo stati bravi. Qua siamo stati veramente bravi. Piccozza, ti giri, Piccozza. Aia. No. Quanto è infame questo. Oh, è tosto, tosto. Porco Giuda! Mi hanno demolito! Così male mi hai fatto? Ho perso alcune risorse, lo so. Che fastidio, che fastidio. Facciamo un po' di affari, sì. Ma ho perso un sacco di risorse. Mazza, 150 non sono pochi, eh. Ho perso un sacco di risorse, però. Sto tempio è tosto. Sto tempio è tosto. L'abbiamo sottovalutata, evidentemente, eh. Torniamo di qua. Peccato, che peccato. Allora, per fortuna è tutto quanto ben collegato, quindi non è che ci perdiamo. Muori, balordo, muori. Allora, vediamo un po' dove ci conviene andare. Pipistrellozzo, pipistrellozzo. Questo ce lo pigliamo e qua famo così. E io qui mi fermerei un attimo. Perfetto. Aia! No, raga, mi ha mandato. Ah, che bastardo! Mi ha mandato a sbattere male. Io lo sto già odiando, sto ciccio. Ci conviene comunque vendere tutto per fare spazio. Io sto ciccio lo sto già odiando. Noi odiamo quella sorta di negromante, il negrobot. Allora. Condotto qua. Che poi in realtà noi dobbiamo andare da quest'altra parte. Quindi stiamo esplorando questo tempio perché? Perché siamo costretti? Non lo so, raga, non lo so. Noi lo esploriamo comunque. Non mi ricordo davvero perché stiamo esplorando questo tempio. Cos'è questo indicatore sotto la luce? E tra l'altro, io come faccio a tornare alla base? Comunque abbiamo preso un bel po' di cosine pure, eh. Ah, ecco, portale del perdono. Ah, sì, si attiva e disattiva in base al pericolo. Perfetto, perfetto. Ok. Ok, tu sei abbattuto e tu pure. Quindi i rompiballe li abbiamo eliminati. Tu prima di scendere vammi a recuperare tutto quanto di qua. Perfect. Lei sbatte di qua. Qui sotto io aspetterei un attimo a scendere. Mosca, mi scusi? Brava. Elimina quell'altra. Fantastica, fantastica. Troppe mosche. Preferisco fare così. Dai, che ce la puoi fare? Ma guarda, adesso dobbiamo incitare i nemici. Scusi lei. Oh, ma là sei proprio scema. Sei proprio scema, non c'è niente da fare. Ah, quello l'ho visto cadere qua sotto e spara anche in alto. Ok, perfetto, questo ci è piaciuto. Scusi Rampino, grazie. I love Rampino sempre. Mi servirebbe una mosca di qua, grazie. Perfetto. Un'altra.
Alla fine queste mosche sono quasi comode, eh? Troppe, troppe, troppe qua. Cominciate... Oh, quanto ci è piaciuta questa. Cominciate a essere troppe, stavo dicendo. Oh, cosa c'è qua sotto? Ma che cos'è? Aspetta a buttarmi, diciamo, di brutto perché non mi fido. Non so se mi fa male. Adesso le esploriamo. Bravi, uccidetevi a vicenda, bravi. Scusi, lei si attiva? Che mi può far comodo contro quello stregone. Ah, non è vero. Chiede troppi colpi sto stregone, eh? Chiede troppi colpi. Ah, si passa di qua senza problemi. Però qui c'è una pozzetta d'acqua, mica male. Io una ricarica di acqua può farci comodo comunque per dopo. Va, che razza di posto. Aspettiamo un po' a scenderla, va. Una ricarica totale. Grazie. Cosa c'è? Una boss fight incredibile che ci aspetta? Ah, vediamo se sti cosi... Ok, non ci fanno male. Semplicemente ci teletrasportano. Essendo dei tappeti. Va bene, va bene, va bene così, eh. Qui direi di scendere così. Ah, stupido terriccio duro. Qui non c'è altro. Ok, attenzione qua, eh. Guardate qua. Ma che figata di posto è. Siamo tipo dentro una fabbrica, raga. Oh, via segreta. L'avevamo vista proprio comoda. Però quello lì... No grazie, no grazie, no grazie. Via segreta, aia! Ma può anche essere un trappolone, eh? Ok. Non vedo altro. Qui ci abbiamo l'ingresso di un tempio. Beh, qui scusate, ma perché non fare così? Ma ecco, sto dicendo, un tubo non si trova? E che tubo? Esattamente quello che volevamo, raga. Comunque siamo sottissimo, siamo, eh. Torniamo in città, torniamo in città, grazie. Vendiamo, altrettanto grazie. Ah, 35% di bonus perché siamo saliti di livello. Not bad, not bad. Ok, abbiamo solo due ingranaggi, quindi io non credo di poter fare granché, eh. Non credo proprio, non credo proprio. Oh! La bomba idrostatica la potevamo potenziare, è vero, è vero. Ma non ci interessa adesso. Questo possiamo evitarcelo. Ok, che possiamo fare con sti due che abbiamo preso? Aspettiamo tre e prendiamoci questo. Direi che è il migliore. Direi che è il migliore, eh. Oppure per il momento ci mettiamo questo e poi eventualmente switchiamo. Va bene così, va bene così. Invece come potenziamenti abbiamo 520 monetine. Cominciamo a guadagnare bene, raga. Direi che è il caso di cominciare a portare sull'armatura. Stiamo morendo un po' troppo spesso. Non trovate? Quindi classe 4. Classe 5. Assolutamente classe 6. E cominciamo ad avere un po' di roba interessante anche qua. Capace di resistere ad acide e lava. Not bad. Invece danno è comunque ti ferisca con il tocco. Anche questo non è male. Beh, eravamo rimasti decisamente indietro come armatura, eh. Adesso abbiamo tutto quanto a 6 l'equipaggiamento base.
Dobbiamo portarci a sera piccozza con la prossima spesa e poi portarci su qualcos'altro. Va bene così, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così lasciate un like, commentate e condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo di seguire anche su Twitch, da lunedì al venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima. Ciao!